Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Oggi, come vedete dal titolo, andiamo a maxare una nuova carta e quindi arriviamo al 50% del nostro deck, livello massimo. Possiamo dire di avere mezzo deck maxato. Quanto suona bene? L'unico piccolo problemino è che la metà che abbiamo fatto, in teoria, è quella con le comuni e le rare. Quella con le epiche e le leggendarie è un attimino più complicata. Quella sì, è un attimino più complicata. Ah beh, giustamente, non è proprio metà maxato, manca un'ultima carta. Che facciamo oggi assieme, come penso che abbiate capito? Ragazzuoli, da dove è uscito questo 120.000 di oro che nell'ultimo episodio manco ce l'avevamo? Nella live di ieri, alle 11, domenica mattina alle 11, se ve la siete persa, abbiamo fatto la touchdown e l'abbiamo vinta 9-2, se non sbaglio, e appunto abbiamo sbloccato tutte le ricompense, tra cui l'ultima che era una botta da 25k di oro. Ma al tempo stesso, sempre nella live, un tizio mi ha donato, meglio, mi ha scambiato dei barili, e quindi anche il barile teoricamente si potrebbe portare al penultimo livello, che non è da sottovalutare. Però io voglio fare le cose ordinate, soprattutto ho anche 100k di oro pronti, quindi preferisco maxare gli sgherri oggi. Punteremo semplicemente poi dopo al bariletto. Quindi che cosa voglio fare? Voglio andare a fare una partita adesso con gli sgherri di livello 12, poi li maxiamo, e poi facciamo una o due partite ancora con gli sgherri maxati, ok? Così magari vediamo un pochettino la differenza. Quindi partiamo subito, ci serve giusto un bauletto, vediamo un pochettino chi ci esce fuori. Sembrerebbe un arabo da questi caratteri strani. Parte subito con una fornace, ok, la gestiamo senza troppi problemi. Ok, va di tronchetto, va di tronchetto, che vada pure. Se va di tronchetto vado di barile, in teoria non me lo può counterare, anche se avesse una zap, no? No, infatti. Ok, con molta calma. Fireball che ti potevi risparmiare, onestamente. Ok. Ok, calmissimi. Un colpetto là, bello. Bello, bello, bello. Attenzione, andiamo qua con degli sgherri. Ok. Buono, tanto con la fornace resta la rompa delle scatole. Stiamo qua col gigante, easy peasy. Ok, eccolo qua. Ok, uno spiritello andato, andiamo con la principessa sto giro. Pronti anche con Lord di Scheletrini, se mi butta di nuovo il tronco come prima, soprattutto. Eccolo, infatti. Anzi, andrei col bariletto. Ok. Opla, bella quella gang che ha fatto praticamente da bersaglio per la mia Sparky. E andiamo a hittare come si deve la torre centrale. Ciao torretta, ciao, è stato un piacere. Ok, prima torretta andata, la nostra ha preso pochi danni relativamente. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Cioè, abbiamo sti sgherri da 3, che io ci butterei di nuovo, perché tenere sempre due sgherri in mano non è che sia tutta sta utilità. Ok, andiamo qua con uno dei scheletrini. Lui ha il tronco, ripeto, che però è molto lento, quindi non è che possa fare un granché. Se troncheggia... No, ok, non troncheggia. Vado così se riesco, niente. Mi sono morti un sacco di scheletrini. Peccato. Ah, Valchiriozza di nuovo, un altro problema. Vabbè, li tiriamo giù la fornace col gigante, perlomeno. Ok, tiriamo ancora una volta. No, adesso non esagerare, Ferri. Andiamo a zappare lì perché non voglio prendermi quelle hit, proprio non c'ho voglia, guarda. Andiamo qua con degli sgherri, ok, troncheggi. E io vado easy peasy con un barile, più i tre sgherri. Fireball, vado con altri sgherri, non c'è nessunissimo problema, guarda. Butta poi tutti gli sgherri che vuoi, c'hai il mago. Mi sono dimenticato che c'avevi il mago. È un problema, ok. Ok, vai di Sparky. Ok. Maghetto maxato, tra l'altro, farei notare. Scarso, insomma. Un maghetto molto scarso. Ok, via i signorini. Ok, andiamo anche lì con la principessa. Veloce questa principessa, gracias. Fireball, buona. E ci vado con l'ordo di sgherri di nuovo. Vado con un bariletto, visto che mi ha usato pure il tronco. E qua un po' di male te lo dovrei pur fare. Ti zappo pure. Che cacchio. Vuoi morire o no? Andiamo con degli sgherri a caso e ragazzi andiamo a vincere così la prima partitella easy peasy. A questo punto direi che è arrivato il momento di fare due cosette. La prima è appunto andare a potenziare i nostri sgherri a livello 13. Quindi signori, nuova comune maxata, 3, 2, 1, sbam, eccoli qua gli sgherri maxati. Che belli,
sono proprio belli, ok? Eccoli qua con 1600 di esperienza che fanno sempre comodo, credetemi. Mezzo deck tutto rosso, mezzo deck ancora da arrossire piano piano, ma con calma ce la faremo, ragazzi. Non so quale leggendario dire il vero se ce la faremo, ma noi ci proviamo. Proseguiamo quindi con la battaglia utilizzando gli sgherri maxati. Livello 12, partiamo subito con un bariletto, easy peasy. Lui va con un miner, vado con degli sgherri. Ok, vado qua con una scintilla, anche se si poteva andare anche con un'orda di sgherri su quella valchiria. Non so bene che deck possa avere sto tizio. Allora, vai a tirare una bella botta con la valchiria. Ne ha di vita. Eh sì, ne ha parecchia. Ci vanno due hit per la valchiria maxata. Ok, gigante davanti, ce lo piazziamo. Ma sì, lui cosa mi piazza? Un golem minimo davanti a quella strega notturna. Ho un po' paura in effetti, Ok, un boia. Ah, ecco, non mi sembrava infatti una scelta molto saggia. Ok, zappo. Zappo. Ok, buono. Va bene, va bene, va bene. Guarda quel boia come muore per colpa degli sgherri. Cioè, per colpa degli sgherri. Senza farmi fuori gli sgherri. Ok, buona anche la valchiria che va giù. Quelli sgherri hitano. Hitta uno. Hitta uno solo. Ok. Aspettiamo un secondo. Io. Ora come ora ripartirei con una principessa, Lui non fa nulla. Non fa nulla, allora riparto con la principessa da qui. Ok. Vediamo un attimino. Potrei andare con una sparchettina. No, vado con una sparchettina ma da dietro. Ok, e guardate qua come ci piazzo giga, se riesco. No, me l'ho tolto il target. Vabbè, ci sta comunque, sì, andiamo con degli sgherri a breve. No, va con un boia lui. Ma se mi vai col boia così, vado con gli sgherri di qua. Cosa c'hai per farmeli fuori? Non ho visto altri danni splash nel tuo deck per adesso. Ok, bello anche quell'Electro Wizard sbagliato proprio completamente. Opla, veloce, 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 veloce. Andiamo così con un orde di scheletrini. Gestisce un pochettino tutto. Zi, stai giocando a caso? Dimmelo per favore, perché se stai giocando bene non ci credo. Mi ha dato un senso di pace questa partita. A parte per il tristellamento, detestavo vedere sgherri di livello 13 e sgherri di livello 12 contemporaneamente in campo. Ok, era molto strano perché anche l'avversario capiva, riusciva a distinguerli meglio. Invece così. Vediamo un pochettino come va questa, ragazzi. Potremmo seriamente sfiorare le 4 e 6. Potremmo sfiorare la sfidante 3. Non sarebbe male. Niente, persa sta qua, ragazzi. Persa. Sto qua giocava. Aveva proprio un deck che mi counterava male. Niente da fare. Vabbè, l'ultima partita la cambiamo un po'. La facciamo in war, ragazzi, ok? La facciamo in war. Che scelta complicata. Proviamo così. Ok. Ok. Oh. Oh oh oh. Oh, proviamo così, ma non so. Un deck molto strano quello che è uscito fuori, che però non sottovaluterei, Luce al mastino, ricordiamoci subito. Andiamo con un gigante goblin. Ok, cosa mi fa? Moschettiera, ok. Partiamo con una macchina volante. Ok, partirei con un cannoncino, subito. Facile. Bello lì. Vai con le guardie da davanti. E vai anche con degli sgherri, roba piccola. Vai con delle frecce che ci stanno abbastanza. Ok, buone, anche perché mi ha buttato quei carissimi sgherri che ci stavano, quelli pipistrelli, scusate, che ci stavano veramente tanto. Stiamo hittando la torre, molto bene. Sto anche buttando via l'Isir, molto bene. Vado con un'altra macchina volante. E maialini, andiamo con delle guardie per i maialini, che dovremmo gestire abbastanza bene. Sì, infatti, guardate lì. Rocket che però gestiamo ancora. Tutto sommato si gestisce ancora. Ok, andiamo così. Andiamo col cannone molto veloce. Ok, vai a hittare subito, please. Hitta subito, please. Vai con ste frecce. Buona lì. Vai a hittare. Guardate il cannone, ragazzi. Che macello che ci combina. Stiamo buttando via l'Isir di nuovo, Ferre, però. Ok, vai giù così. Vai con la macchina d'assedio qua. Ok, vai anche con degli sgherri rompiballe. Ok, vai anche con delle guardie rompiballe. Ok, vai anche con delle frecce rompiballe. Andiamo con uno degli sgherri. Qua c'è un po' di casino, ragazzi. Sono partiti dei maialini royal.
E andiamo con la macchina volante. No, la torre là va giù, secondo me. Quella torre va giù, sì. Quella torre mi sa che va giù. Andiamo qua con delle guardie. Occhio là che c'è un mastino. Io penserei prima alla strega e all'altra tizia. Ragazzi, mi sento male. Ragazzi, mi sento male, mi sento male, mi sento male. È pure in carica, ragazzi. Non so se vedete. Voi adesso vedete la scritta nessun segnale, penso, sì. Si è scaricata l'iPad in live. Oddio, che fail. Che fail, che fail, che fail. E adesso è tempo che si ricarica e quanto ci va. E ciao, ciao ragazzi. Ok, chiudo così il video. Vabbè. Bella parte e spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come al solito vi ringrazio per tutto il supporto che mi date sempre. Noi ci becchiamo domani alle 5 con un nuovo video. In descrizione tutti i link utili. E alle 9 questa sera in live. Ragazzi, un salutone e ciao.